Siamo a Fiera Didatta, siamo con la ricercatrice dell'INDIRE di Giuseppina Rita Albrea Mangione, ci occupiamo di impedire lo sviluppo della lettura delle isole e delle aree interne, quindi il valore della rete del mentoring territoriale. Il valore della rete, ecco, quanto può essere importante? Siamo orgogliosi di aver portato a Didatta Sicilia il tema delle piccole scuole, delle aree interne, delle scuole delle isole e delle montagne, perché da tanti anni INDIRE lavora a supporto con una ricerca servizio per il miglioramento e l'innovazione in questo particolare segmento della scuola italiana. Un segmento non minore, perché stiamo parlando di oltre 9.000 piccoli plessi su tutto il territorio nazionale, moltissimi di questi situati proprio nel territorio siciliano, tra le isole, le montagne e le aree interne. La rete nazionale di INDIRE, nata nel 2017, oggi accoglie oltre 500 istituti comprensivi e quindi si rivolge a più di 3.500 plessi. È una rete che ha il compito di sostenere tutte le realtà locali nei processi di innovazione, così come di costruire tra scuole un dialogo proficuo, un visiting continuo, un processo di miglioramento fatto proprio dal confronto con i pari. Importante però anche la rete locale, le reti locali. Oggi al convegno delle piccole scuole saranno presenti proprio le reti delle piccole isole e le reti delle scuole montane, in particolare quelle delle Madonie, proprio perché hanno il compito di rilanciare le tematiche che noi proponiamo a livello nazionale, ma allo stesso tempo di farci comprendere quali sono i reali problemi e fabbisogni locali in modo da indirizzare e declinare meglio il nostro operato. Nello stesso progetto, nello stesso percorso che abbiamo avviato di ricerca, guardiamo anche ad un tema molto importante, che è la formazione e lo sviluppo professionale dei docenti. Si parla tanto di dispersione educativa, nel nostro contesto si parla di dispersione formativa, perché questi docenti sono spesso soli, hanno difficoltà nel portare avanti con continuità l'offerta didattica e allo stesso tempo questa solitudine impedisce loro di confrontarsi e di innovare costantemente il loro modo di fare scuola, in un contesto che per noi è un continuo laboratorio di innovazione, perché ci permette di avviare quelle belle relazioni con la comunità e quindi migliorare il curriculum in una prospettiva locale, di guardare con interesse alle pluriclassi come opportunità di sperimentazione di forme curricolari e didattiche e allo stesso tempo sperimentare nuove soluzioni tecnologiche per didattiche aperte, democratiche e condivise. Ed ecco perché oggi portiamo anche un progetto sperimentale, un progetto Horizon europeo, perché la piccola scuola è un fenomeno internazionale, che ha visto la partecipazione di un cluster molto importante siciliano. Una mentor con sette mentee hanno sperimentato dei modelli di mentoring networking e quindi oggi abbiamo il piacere di vedere come queste forme di realtà di cluster territoriali possono davvero diventare l'elemento da ampliare e su cui costruire poi degli interventi in sinergia con l'USR e anche con il Ministero dell'Istruzione.